morta ammazzata con 30 coltellate. Il fidanzato, che ha poi confessato l'atroce delitto, l'ha colpita brutalmente sul petto, l'addome e il collo. Così è stata uccisa Safia Askarova, la ragazza russa di 16 anni che era una giovane promessa del nuoto mondiale, e che, a quanto si è appreso, ha pagato con la vita il suo desiderio di concentrarsi sulla carriera sportiva. Già medaglia d'argento nel suo paese, Safia aveva da poco comunicato al suo ragazzo, Nikita Maligin, anche lui aspirante nuotatore ma con meno successo di lei, la decisione di mettere fine al loro rapporto per non distrarsi dal sogno delle gare olimpiche. Avrebbe fatto di tutto per riuscire a partecipare alle prossime Olimpiadi, ma il suo compagno non gliel'ha permesso. L'ha uccisa dopo essere stato lasciato. Teatro del tremendo omicidio, avvenuto lo scorso 23 dicembre, che ha fatto subito il giro dei quotidiani di tutto il mondo, la città di Togliatti. La gelosia di lui, hanno raccontato gli amici alla polizia, che indaga sulla morte della 16enne, era alla base di tutto. Nikita era geloso dei successi a livello agonistico di Safia, che come detto al contrario di lui aveva già una carriera avviata, ma anche perché la vedeva interessata a un altro ragazzo. Quindi, il giorno prima della vigilia di Natale, la furia omicida di cui tutt'oggi non riesce a capacitarsi. Ho perso il controllo, ha confessato il giovane agli inquirenti, ho tirato fuori il mio coltello e l'ho colpita, non riesco neanche a ricordare dove esattamente. Ha poi raccontato di non essersi reso conto di quello che aveva fatto se non sulla via del ritorno verso casa. A dare l'allarme per la scomparsa della 16enne erano stati i suoi genitori, allarmati perché tardava a rientrare dopo essere uscita per fare un po' di shopping, e perché il suo cellulare risultava sempre staccato. Punto il corpo senza vita della nuotatrice, è stato ritrovato in un cantiere abbandonato. Accanto c'era ancora il coltello pieno di sangue. Il fidanzato è stato fermato subito dopo, ha confessato l'omicidio nel corso dell'interrogatorio preliminare ed è stato arrestato. Non volevo farle del male, ha detto punto volevo solo parlare con lei e convincerla a rimanere insieme.